In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita. Un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto, fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Venerdì 22 agosto alle 20:30, una luce nel cuore di Santa Rita, cenacolo di preghiera per i benefici ricevuti. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti, grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Avietore. Buona domenica dopo Ferragosto, bentrovati con G-Magazine, il nostro settimanale. Iniziamo subito con una segnalazione che ci è arrivata da un nostro web spettatore che lamenta la mancanza di parcheggi presso Banca delle Marche a Casinina. Vediamo il servizio. Ci troviamo davanti alla filiale Banca Marche a Casinina del Tore dopo la segnalazione di un nostro web spettatore che ci ha contattati per denunciare il fatto che davanti a questa filiale i parcheggi sono inesistenti o comunque mal tenuti. Noi stiamo vedendo qualche immagine dei parcheggi adiacenti la filiale Banca Marche di Casinina e stiamo vedendo anche le immagini dell'ingresso della banca, ma ora andiamo a sentire la persona che ci ha contattati. Ci ha contattati Luciano Filanti, un cittadino di Casinina che lamenta la situazione della banca di Casinina, la filiale Banca Marche, che non presenta parcheggi. Ecco Luciano, qual è la situazione che ha riscontrato? Allora, Casinina, giustamente i cittadini reclamano al comune che il paese deve essere pulito. Io sono andato in banca a reclamare col direttore che faccia pulire e non esiste una banca che non ha il parcheggio suo. Allora, inutile che poi la gente arriva di fretta, vuol parcheggiare e giustamente la guardia si arrabbia perché c'è il divieto di sosta. Bisogna intervenire, che il comune può fare la sua parte, ma loro anche come banca devono fare la sua e bisogna che ognuno di noi faccia i reclami quelli giusti, non puoi così reclamare a caso. Siccome tempo fa sono andato a reclamare e ancora continua a persistere un disordine così, io penso che non è solo questione che il sindaco può fare tutto, anche questi enti hanno il dovere di tenere ordinato il paese. Cosa gli ha detto invece il direttore della banca? Ha detto qualcosina abbiamo fatto fare, ma qualcosina non basta, perché il paese, io ci tengo che sia pulito, voi lo sapete, e anche la passione di noi stessi di avere un paese ordinato è per tutti, non è perché io singolo cittadino dico la banca i soldi ce li ha. Loro, giustamente i vigili, devono fare il suo dovere, per cui noi dobbiamo reclamare anche sulle cose più... In comune ha portato le sue lamentele? No, io in comune ho ottenuto parecchie cose, sia con gli altri che con questi, perché non è che parlo così perché adesso c'è mio cognato. Bisogna parlare con dovuta semplicità, sempre con educazione e... Sono anche altri cittadini, clienti della banca, che hanno lamentato questa situazione dei parcheggi? Io ne ho parlato e sembra che sono d'accordo con me, perché scusa, dove esiste che uno fa un supermercato, una banca e non ha i parcheggi? E uno poveraccio che ha fretta come deve fare? Quale potrebbe essere una soluzione oltre a fare i parcheggi? La soluzione è che la banca deve impegnarsi a tenere ordinato il paese con noi. Posto. Dalla filiale di Banca Marche a Casinina di Avietore, che a quanto pare è senza parcheggi, passiamo alla Zumba. Scopriamo insieme la Zumba con l'insegnante Chiara Gregori
e scopriamo anche le lezioni di questo sport alternativo che si svolgeranno, che si tengono presso la piscina Gliazzurro 90 e per la stagione invernale presso il Dancing Lavinia. Scopriamo Zumba Fitness, un modo alternativo, un ballo, un modo alternativo per fare attività fisica. Cielo aperto, piscina Gliazzurro 90, Aprilia Falconi, Aprilia. E arriva la Zumba, cielo aperto. Diciamo prima di tutto che le piscine Gliazzurro 90 diventeranno, anzi già lo sono, una piscina a cielo aperto, perché Zumba e beach volley nel campo adiacente alla piscina. Sì, Zumba, Beach Volley, lo faremo anche quest'inverno, dopo poi nella sala da ballo. Ecco, fino a quando il tempo lo permetterà, si ballerà, come abbiamo detto, nella terrazza della piscina. E le prossime date, la prossima data è quella del 20 agosto, poi per rimanere informati possiamo contattarvi dove? Sì, al 0722 58393, che è quello che risponde la pizzeria Lavinia, Ecco, insomma. quindi quando il tempo non lo permetterà più si andrà direttamente al dancing. Invece per chi fosse interessato al beach volley? I beach volley tutte le volte che vogliono, perché tanto si gioca un'ora, di conseguenza un'ora dopo è sempre libero per qualcun altro. Come il bagno notturno. Come il bagno notturno? No, il bagno notturno si può fare anche in parecchia gente, ma il Sempre aperto. beach volley, sì, certo, sempre aperto. Basta chiedere. Ecco, con Chiara Grigori, una giovanissima insegnante di Zumba Fitness. Prima di tutto, Chiara, spiegaci nel dettaglio cos'è e come funziona la Zumba. Allora, Zumba Fitness non è altro che un nuovo modo diverso e soprattutto divertentissimo di fare attività fisica. Ci tengo a dire che molti la confondono con un ballo, invece non è un ballo. Ci tengo a dire che non c'è bisogno di saper ballare, ma non è altro che una sorta di mix tra passi di ballo e di fitness formati in delle coreografie, diciamo, costruiti in delle coreografie principalmente a ritmi latinoamericani, ma non solo. E lo scopo della Zumba Fitness non è imparare a ballare, ma bensì smaltire, bruciare calorie e soprattutto divertirsi e scaricarsi. Quindi venite a provare perché è divertentissimo. Veniamo a provarlo, musica caraibica abbiamo detto, quindi tanto tanto divertimento, qualche dato tecnico sulla zumba, quanto si smaltisce? Allora, dipende da quanto uno ovviamente si muove. Diciamo che un'ora di Zumba Fitness fatta bene equivale più o meno fatta bene a mezz'ora di corsa tirata, quindi direi che si smaltisce, insomma. Poi è ovvio che all'inizio, ovviamente non sapendo bene i passi e le coreografie, uno fa un pochettino più fatica ad ingranare e a sudare, però poi più si va avanti, più si entra nell'ottica di quello che è la Zumba e più si brucia ovviamente. Ecco, e per tutti la Zumba? La Zumba è per tutte le età, dal ragazzino di 11 anni alla signora di 60-70 anni, quindi sì, è fattibile per qualsiasi persona, qualsiasi età. Quindi uomo, donna, bambino, tutti a ballare la Zumba qua alla Vigna. Esatto, da anche uomini, mi raccomando, perché molti mi dicono, eh sì, adesso però è tutta donna. No, è aperta anche agli uomini. Molti uomini fanno Zumba e quindi ed è veramente bello vedere un uomo che si sa muovere più che altro, perché poi con la Zumba vedremo che impareremo anche a muovere un pochino il corpo, impareremo piano piano anche a scioglierci un pochettino meglio. Quindi un uomo che si sa muovere fa la sua figura, insomma. Quindi uomini, venite a fare Zumba. Morri, vena qua, va là. Cantate anche la canzone. Se avete la pietra da farla, io no. No, che mi fai di solito non è la stessa cosa. Sì, infatti. Ma che fai con vieni, vieni. Perché no? Qui è un paio di te. La parte. Tanti auguri. La parte di Roberta mi ha ordinato un tavolo adesso. Il tavolo che deve ordinare. Io li ho lasciati anche lì davanti. Ci fermiamo qualche istante, 2 minuti di pubblicità e subito qua con degli interessanti eventi.
In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita. Un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Venerdì 22 agosto alle 20:30, una luce nel cuore di Santa Rita. Cenacolo di preghiera per i benefici ricevuti. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere è Stylist Alberto a Casinina da Vietore. Fanno dalle 18 alle 24 continueranno i mercatini estivi. Invece terminerà domani 18 agosto la festa della tagliata marchigiana di Casinina di Vietore, grande finale, perché dopo il successo di sabato la festa continua questa sera, ma terminerà domani con la grande orchestra spettacolo Bagutti. Quindi non mancate per mangiare la buona carne e per ascoltare la buona musica dell'orchestra Bagutti. Il 21 agosto invece, presso la località Cagadana, sede del circolo culturale Ars Zenit nel comune di Urbino, si svolgerà la festa per tutti i soci e per tutte le persone che vorranno entrare in contatto con la realtà del circolo Ars Zenit. Ci si potrà tesserare una serata in allegria, dove dalle 18 si inizierà la pittura in estemporanea e per poi proseguire con del cibo tradizionale portato da casa e tanto tanto divertimento. Quindi non mancate dalle ore 18 presso Cagadana il circolo culturale Ars Zenit. 22 agosto tornano come ogni mese i cenacoli dell'Oasi della Pace di Santa Rita. Per questo mese rendiamo grazie a Santa Rita per i benefici, per i benefici ricevuti. Una luce nel cuore di Santa Rita, quindi dalle ore 20:30 non mancate. Poi potrete rivedere comunque il filmato anche su telegianna.it e sulla pagina Facebook dell'Oasi. Con questo è tutto, io vi rimando a telegianna.it, Telegianna, informazione locale, intrattenimento e molto di più.